Grazie mille. Entriamo allora nel vivo di quella che è la presentazione di questo volume. Non posso non chiederti il motivo per cui hai scelto di scrivere questo libro. La mia curiosità è principalmente se la scrittura di questo libro è più un modo per fare una ricostruzione storica effettivamente di ciò che è stato o se ci sono dentro più riflessioni e spunti per quella che è l'attualità. Diciamo che questo libro è un prodotto secondario della mia attività di bibliotecario, avendo avuto a che fare sempre con biblioteche, libri, editoria, eccetera. Mi sono incuriosito molto alla storia del libro in Calabria. Tra l'altro è una disciplina che in Calabria non è stata molto coltivata. E in occasione, nel 2014 mi pare, in occasione in cui la Regione Calabria era regione ospite al Salone del Libro, abbiamo allestito, allora era l'assessore Mario Benedicillo, abbiamo allestito una mostra sulle edizioni antiche che sono state realizzate in Calabria, quindi una serie di incunaboli del 1400 e poi anche le edizioni del 5 e del 600. È stata una cosa carina, però era rimasta poco, insomma, ecco, a parole, non meno scritta. Quindi, diciamo che questo libro nasce un po' da questo. Poi ci sono anche riflessioni di bibliotecario, insomma. Per esempio ho cercato di ricostruire alcune cose che riguardano anche il Medaglione di Calabria. Un contributo lo ha dato anche Focaccetta, lui ha studiato, da quello storico serio che è, la tipografia dell'intendenza, che erano delle tipografie che venivano, che erano state specie di, insomma, di tipografie istituzionali istituite da Gioacchino Vivani in ogni provincia del suo regno, e dove venivano pubblicati le norme, le leggi, gli editti, eccetera. Però a Monteleone, insomma, ha svolto un'attività importante, questa è il primo dell'Ottocento. Quindi mettendo insieme, insomma, le prime vicende dell'editoria, poi questa cosa, abbiamo messo anche una importante riflessione di Vito Fabiani, che è stato un grande studioso appunto, delle edizioni calabresi, anche raccolte nella sua biblioteca. Quello che volevo dire era anche che l'intenzione del libro era anche suscitare una maggiore attenzione appunto, su questo materiale storico che è stato realizzato nella nostra regione o che è stato raccolto. Molto di questo materiale non è più in Calabria, è andato altrove, però è qualcosa di identitario, è importante, è necessario, insomma, fa parte proprio del patrimonio culturale calabrese. Quindi dovrebbe avere una maggiore attenzione anche sul piano istituzionale, cioè, più o meno questo. Grazie mille Gilberto. Poi consentimi, anche per la mia giovane età, una delle ovviamente questioni che più mi hanno interessato nella lettura di questo libro è quella che riguarda la città di Monteleone, oggi Vibo Valentia. Quindi su questo ti chiedo di aggiungerci magari qualche aneddoto che potrebbe in qualche modo riportarci in quella che fu la Monteleone di ieri e in quella che è Vibo Valentia di oggi. Subito dopo l'unità d'Italia sono sorte una serie di istituzioni benefiche a Monteleone, istituzioni che si pigliavano cura degli orfani, dei bambini abbandonati, eccetera. Allora, naturalmente di questo si occupavano alcuni aristocratici, come Corvo Padre, per esempio, che era anche senatore del regno per censo, una figura rilevante della città. Insomma, questo asilo che aveva realizzato, che poi aveva sede a Valenziano per questi bambini, istituì una scuola di tipografia. Quello era anche il tempo in cui la stampa a caratteri mobili stava finendo e si stava introducendo quello che è la stampa moderna, quella di notai, eccetera. E
da questa attività dei ragazzi e dei loro insegnanti fu istituita una prima tipografia. Dio ha elencato tutti i libri che questa tipografia ha stampato e pubblicato, e poi via via anche altri. A Monteleone venivano inoltre, grazie a queste tipografie, pubblicate anche tutta una serie di riviste molto importanti. Insomma, una era Calabria, per esempio, che è una rivista demoantropologica, stampata allora e mai più ripresa, anche se meriterebbe, insomma, è un progetto complesso e costoso, quindi non si è fatto per questo. Però era una rivista eccezionale dove scrivevano grandi folcloristi italiani, alcuni insegnavano anche nel Regio Liceo di Monteleone. Fatto curioso, uno di questi primi tipografi che avevano allestito la tipografia era un certo Passafarro, che anche lui veniva da questa formazione. Cioè. E lui era socialista. Allora i socialisti, insomma, erano considerati un po' pericolosi, però lui stampava lì, insomma, tanto che dava fastidio al potere di allora, non è cambiato niente da nessuna parte. Fu arrestato il poveretto per un ribello che aveva scritto, portato manette attraverso il polso fino al carcere, poi naturalmente, insomma, anche condannato, eccetera, ma per dirti che pubblicare libri, farli leggere, eccetera, in certi momenti è considerata anche un'attività sediziosa. Vorrei dire un'altra cosa. La stampa, come è noto, era un'altra riflessione del libro, no? Risale al XV secolo. Grazie a Gutenberg, nel 1455 fu stampata una Bibbia a 32 righe, sono i numeri di caratteri, famosa. Che non la cazza, vale. Adesso non so, ma ne rimangono pochissime copie, 200 o 300 nelle più grandi biblioteche. Allora, prima della stampa a caratteri mobili, che fu l'invenzione appunto di Gutenberg, anche se in Cina avevano tentato di fare qualcosa del genere, però siccome l'alfabeto cinese c'ha 5.000, 6.000 simboli, insomma, è un problema troppo grosso da risolvere. Quindi, negli effetti, dal merito dell'invenzione della stampa è di Gutenberg, no? Che lavorò anche, fece fare delle ricerche di materiali speciali per fare i caratteri, eccetera. Però, era finito il Medioevo, c'era stato il Rinascimento e c'era, insomma, una grande voglia di cultura che non riguardava soltanto i preti, gli ecclesiastici o gli aristocratici ricchissimi, si stava diffondendo nella società, quindi la cosa. Però quello che per i libri manoscritti, che venivano fatti soprattutto nelle scrittorie dei conventi, eccetera, erano libri molto costosi, insomma, no? Praticamente ci volevano mesi e mesi di lavoro per farne uno. Spesso erano anche decorati, erano cose bellissime. E in Calabria però non se ne sono fatti i prodotti di questi libri. Quindi l'invenzione della stampa è stata qualcosa, la più grande rivoluzione culturale che ci poteva essere in quel periodo. Perché da una parte rese disponibili una grande quantità di libri per tutti, dall'altra c'era questa ansia pura e di lettura, si stava diffondendo in vari strati della società, e quindi considera che nel 500 sono stati pubblicati 50 milioni di copie di questi libri. Non so, adesso non ricordo esattamente il numero di libri, quindi è una quantità gigantesca. E quindi è nata la democrazia da questo, perché vuol dire la democrazia, insomma, ecco. Così come l'altro strumento della democrazia all'epoca erano i fogli, i giornali, resi possibili appunto dalla stampa, insomma. Naturalmente anche i primi libri erano, noi, insomma, in Italia, la stampa si è nata in Germania, però diciamo che si diffuse soprattutto in Italia, la capitale della stampa
Caratteri mobili è stata Venezia, Napoli, Roma, insomma, ecco, insomma. Stranamente, anche in Calabria nel 1473 fu stampato un libro molto importante di cui si conservano solo tre copie. Poi a Cosenza, che era insomma, diciamo, la città più vivace così fosse in Calabria, si realizzarono sempre nel 1400 diverse edizioni, si chiamano incunaboli questi libri, insomma. In Calabria se ne conservano pochissimi, c'è qualcuno alla biblioteca di Cosenza, che è, ce n'è qualcuno alla biblioteca della San Francesco a Paola, e questo è quanto, insomma. Alla biblioteca Cambialbi di Vibo ci sono dei codici manoscritti. Questo fa sicuramente piacere saperlo. Ovviamente, consentimi, apro una parentesi, visto che hai citato la famiglia Portopatri, solo per ricordare con piacere che poi alcuni eredi della famiglia Portopatri sono stati importanti personaggi anche nella storia della mia comunità, la comunità che ho l'onore di guidare, ovvero il comune di Pionali. Per 10 anni è stato sindaco Antonino Portopatri, comune di Pionali, aveva origine ovviamente della città, capoluogo di provincia. Per 15 anni è stato sindaco il figlio Orazio Portopatri, quindi ricordo con piacere anche recentemente, sì, no? Sì. Fino al 2010. Quindi insomma, ricordo con piacere questa famiglia. No, ma era una famiglia eccezionale, eh? Assolutamente. Per molti versi. Loro, per esempio, scusa interrompo, collezionavano di tutto, un po' come capiamo, insomma. In particolare avevano collezionato una serie di disegni di artisti monteleonesi, conosciuti come esponenti della scuola di Monteleone, che avevano le sue caratteristiche. Diciamo che di questi artisti hanno raccolto centinaia di disegni, che però non sono in Italia, sono museo di Piacenza, non sono neanche esposti, sono disegni ho fatto una mostra. Un artista interessantissimo, il giapponese, cose che meriterebbero, se fossimo un po' quanti più seri, dedicarci a questo invece che alle cose sceme che riusciamo spesso a fare. Io poi, peraltro, con la famiglia del professore Franco Portopatri, fratello di Orazio, ex sindaco di Orani, un bellissimo rapporto. Con le figlie stiamo lavorando sull'istituzione di una borsa di studio in memoria del padre di Franco Portopatri, che cercheremo di, come dire, andare a realizzare proprio nella nostra comunità per favorire la possibilità anche degli studenti di continuare il proprio percorso di studio anche laddove ci sono le condizioni economiche e sociali che non lo consentono. Questo libro è anche l'occasione per riflettere sulla modernità del libro, sui tanti cambiamenti che nel corso della storia il libro ha registrato, quindi è inevitabile andare anche ai giorni nostri. L'altro giorno, durante il Festival del Sud, il Valencia in Festa, come sai, abbiamo toccato anche questo argomento, la presentazione con Contu, perché oggi è necessario, credo, aprire una riflessione su quello che è il futuro della carta stampata in termini di libri, soprattutto alla luce di quello che è accaduto con i giornali, con un forte e veloce passaggio dal giornale cartaceo al giornale digitale. Ecco, io lì ho aperto con le mie personali riflessioni in cui ho detto che comunque il libro, a mio avviso, conserverà sempre la sua importanza, perché proprio per il piacere, non solo per il piacere fisico della lettura di un libro, ma anche per il fatto che mentre nella lettura di un articolo online molte volte il lettore si sofferma solo al titolo e scorre via, ciò non si può fare con un libro, perché comunque leggendo il libro non ci si addentra nell'argomento. Quindi vorrei conoscere anche il tuo punto di vista. Io, guarda, ieri mi sono comprato un libro qui alla Delphi, dove ci sono libri meravigliosi, che era, il titolo è Il futuro del libro. Allora, io penso che, vabbè, i giornali, le enciclopedie, queste opere, insomma, così, era fatale che andassero in pubblicità. Non avrebbe senso fare l'Altreccani, queste opere qua. Certo. I giornali, appunto, vivono giorno per giorno, è facile ed economico fondo di
ancora resistono, però credo che in prospettiva, insomma, la carta stampata sia destinata a sparire. E invece per quanto riguarda il libro, secondo me sono due canali paralleli, cioè esiste il libro digitale, ed è anche comodo, adesso c'è uno strumento, è bella, tu poi insomma hai una libreria immensa a disposizione per comprare quello che vuoi, eppure legge anche facilmente, ti fai i caratteri grandi quanto vuoi, insomma, e quindi però il libro cartaceo è uno strumento perfetto, ha detto Umberto Eco, dal punto di vista tecnologico è superato, e quindi continuerà ad avere la sua specificità. Diceva un altro studioso che la transizione dal manoscritto al libro stampato è durata circa 400 anni, perché non è continuato a studiare ancora per tanto tempo. Nessuno riesce a prevedere quanto eventualmente durerà la transizione dal libro di carta al libro digitale, però poi sono anche belli oggetti, insomma, no? Quindi fa piacere averli, arredano, non sono andato tantissime cose. Grazie mille Gilberto, e appuntamento a questo punto all'anno prossimo per la prossima presentazione. Speriamo, grazie mille.